Per noi stare con Libera in piazza oggi è naturale, è un qualcosa quasi di scontato, perché noi pensiamo che nel nostro territorio le camorre e le mafie siano un fattore estremamente disarmante per lo sviluppo del nostro territorio e soprattutto per un'occupazione di qualità. Quindi rappresentare il mondo del lavoro significa anche stare con Libera oggi in piazza assieme agli studenti, alle nuove generazioni, per dire no alla camorra e per far capire che in realtà le mafie uccidono il nostro territorio. Dobbiamo pagare, ricompensare con la disciplina e l'onore. Sì, cerca di affermare la legalità e la trasparenza, perché solo in questo modo ci può essere libertà e ci può essere lavoro degno di questo nome e buona occupazione. Quindi in ogni luogo, ripeto, questa qua della manifestazione nazionale a Napoli non poteva non vedere la presenza della CGIL di Avellino. In Campania già vivevamo una situazione strutturale di disoccupazione, la pandemia non ha fatto altro che amplificare il problema del precariato, i somministrati in effetti, anche quelli che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, staff leasing, con la pandemia e adesso con l'emergenza della guerra stanno perdendo tutti quanti i posti di lavoro. In effetti il contratto di somministrazione non fa altro che anticipare quelle che sono le crisi aziendali che poi vedremo in futuro, perché la somministrazione rappresenta appunto quella parte più fragile del mercato del lavoro. Siamo fortemente attivati su determinate questioni, poiché voglio dire, sappiamo sicuro, visto la situazione e l'opportunità che ci stanno oggi in riferimento al PNRR, quindi voglio dire, le mafie si stanno organizzando rispetto a quello che dovrebbe essere il possesso di determinate questioni.